Buongiorno, sono Antonio Porto, sono il segretario generale provinciale per Caserta del sindacato Libertà e Sicurezza Polizia di Stato. Mi trovo qui sotto il tribunale di Napoli Nord con sede in Aversa, sto effettuando un sit-in da domenica 2 fino a domenica 9 in sciopero della fame dalle 8 alle 20 perché voglio che venga scritta la parola verità su questa situazione surreale che sta avvenendo in Italia in questo momento, per difendere il diritto al lavoro di migliaia di poliziotti a cui è stato praticamente tolto il lavoro e anche la dignità, perché verranno lasciati a stipendio zero in quanto non vogliono inoculare un siero genico sperimentale. Voi avete delle informazioni che vi hanno fatto entrare in allerta e che avete depositato su questi vaccini. Ci puoi parlare del vostro timore e della vostra precauzione? Naturalmente, per sempre tutelare non solo il diritto al lavoro dei poliziotti, ma un sindacato tutela anche il diritto alla salute. Siccome c'erano tutti questi dubbi, questa confusione, chi dice che fanno male, chi dice che invece era l'unica soluzione, abbiamo chiesto a degli esperti di relazionare eventuali rischi per la salute nel inoculare questo siero dei colleghi poliziotti. E c'è stata fatta una relazione che doveva essere presentata agli hub vaccinali e in poche parole il fatto di dover essere obbligati a inoculare un siero, ma poi dovevamo anche firmare il consenso informato, ci ha creato ancora più dubbi e perciò abbiamo acquisito questa relazione dove ci è stato detto che comunque c'è la possibilità seria di alcuni prodotti che potrebbero essere nocivi, violazione di alcune normative, quindi quel consenso informato non era né libero né tantomeno informato come si doveva, e per questo motivo poi ho deciso di trasmettere anche qui alla Procura quella relazione in modo da poter scrivere quella parola verità su se fanno male o non fanno male questi sieri igienici. Quindi tu sei qui per fare pressione affinché succeda qualcosa? Perché questa posizione così estrema, sciopero della fame, sit-in? Perché oggi in Italia c'è molta sfiducia nella magistratura. E i media non fanno altro che parlare male, la gente sfiduciata. Io invece da poliziotto ho lavorato con i magistrati e sono convinto diversamente. Bisogna dargli fiducia, bisogna dargli sostegno e bisogna metterli nelle condizioni di lavorare in modo che venga scritta la parola verità. Ci sono dei magistrati che stanno prendendo in considerazione questa denuncia che è stata fatta, o state facendo pressione affinché questo accada? No, non abbiamo notizie in merito, capisca, c'è comunque il segreto istruttorio quando viene depositata una determinata denuncia, un determinato atto di polizia giudiziaria, e vogliamo comunque parlarne con loro, vogliamo parlarne di persona in modo che gli spieghiamo tecnicamente come stanno un po' più o meno le cose e di rivolgersi a degli esperti. Vogliamo che gli esperti in materia, può darci migliori delucidazioni in merito, venga ascoltato dai magistrati. E quello che chiediamo è che un magistrato si affidi al tecnico o a un professionista in materia per capire quello che sta avvenendo in Italia, se è rischioso per la salute di tutti, anche della popolazione. Insomma. Quali sarebbero i criteri che in età vengono richiesti ai poliziotti per svolgere il loro lavoro, quelli che hanno senso e significato? Allora, come noi siamo un corpo sì smilitarizzato dall'81, ma siamo a statuto speciale, un ordinamento comunque militare, e abbiamo degli ordinamenti interni, quindi la disciplina è con il DPR 737 dell'87, dove sono previsti due tipi di sospensione. C'è quella disciplinare, che può andare da un giorno fino a 6 mesi, e poi
c'è la sospensione cautelare, facoltativa obbligatoria, in base a un evento particolare che il poliziotto commette, quindi sia esso un reato, sia esso un comportamento sbagliato, dove viene sospeso cautelativamente dal servizio in attesa che viene comunque scritta poi la parola verità in quell'evento che è accaduto. Ma in quel caso però c'è un aspetto fondamentale, che viene garantito il 50% dello stipendio. Quindi anche se hai commesso dei reati di terrorismo, possiamo dire, viene arrestato in attesa del processo, della sentenza, hai comunque il 50% dello stipendio. Mentre nel caso nostro caso... no, è previsto zero stipendio. Quindi sarebbe più grave, diciamo, per un poliziotto dal punto di vista dei provvedimenti disciplinari non farsi un vaccino piuttosto che essere in combutta con la malavita o aver commesso un reato? Sì, sì. Se vogliamo prendere un esempio, negli ultimi anni che nella Polizia di Stato ha fatto scalpore è la 1 bianca. I fatti della 1 bianca noi li conosciamo, che purtroppo è una storia triste della Polizia di Stato. E a quei colleghi che erano colpevoli in quel frangente, fino a una sentenza definitiva, gli è stato comunque garantito l'assegno alimentare. Anzi, addirittura, se il processo non si completa in 5 anni, non c'è la sentenza, quei colleghi vengono riammessi in servizio, fatti lavorare a stipendio pieno. Invece noi, ai nostri colleghi che sono sospesi in questo momento, se non si fanno il siero, non verranno mai reintegrati in servizio, anche se si prevede fino a un massimo di 6 mesi, ma c'è un grande punto interrogativo: alla fine di quei 6 mesi non sappiamo cosa succederà. L'unica cosa che sappiamo in questo momento è che o ti fai il siero o ti muori di fame. Allora, io ti ringrazio Antonio, ti chiedo l'ultima cosa: per rimanere aggiornati e sapere come va, diciamo, tutta questa procedura che voi avete avviato, dove bisognerebbe andare? Sul sito del sindacato, per esempio? Sì, io le mie iniziative le pubblico sempre sulla mia pagina Facebook, che è l'ES Polizia di Stato Caserta, quindi da lì sicuramente terremo aggiornati tutti, oppure sulle azioni per la tutela legale basta seguire il sito o la pagina degli osservatori della legalità e lì ci saranno tutte le informazioni possibili. Grazie Antonio e buona fortuna per ottenere tutti i diritti per tutti noi. Grazie.